Bentrovati a Qui Regione, le notizie direttamente dal Consiglio regionale. Si parte con la celebrazione del giorno del ricordo, il 10 febbraio, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. A Firenze, seduta solenne del Consiglio regionale. Insieme al 27 gennaio, giornata della memoria, il giorno del ricordo è un momento importante. Sono due consigli solenni che la Regione Toscana celebra con identica dignità, perché questa è sempre stata una terra in grado di accogliere, di recepire, di svolgere un ruolo centrale nella democrazia del Paese. Più o meno con queste parole, dopo aver salutato le autorità civili e militari e le istituzioni presenti in aula, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha aperto la seduta solenne di consiglio a Palazzo del Pegaso, dedicata appunto al giorno del ricordo. Lo storico Gianni Oliva e Daniela Velli dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia hanno spiegato perché tramandare la verità delle cosiddette stragi negate sul confine orientale è un passaggio divulgativo necessario. Ma altrettanto importante è la premessa, ascoltiamola. Nella parte nord-orientale dell'Italia da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica, i problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista, che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata. Contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito, che ha impostato una politica nazionalcomunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone fino alla linea dell'Isonzo. In Toscana sono centinaia gli esuli di seconda e terza generazione. Daniela Belli è punto di riferimento e portavoce. Sono orgogliosamente esule di seconda e terza generazione. Il 6 luglio dello scorso anno, con mio grande orgoglio, è stato ricostituito il Comitato Provinciale NVGD qui a Firenze, e quindi il mio compito è quello un po' di fare quello che faceva mio nonno. Esule da Orsera in Istria, che faceva il pescatore. Il mio compito è quello di tirare sulle reti e cercare di recuperare sul tessuto fiorentino quelli che sono gli esuli rimasti, i figli di esuli, che hanno bisogno, perché abbiamo tutti bisogno che questa storia venga raccontata, e per dare risonanza ad un evento, ad una storia complessa che per troppi anni è stata negata e che alla mia generazione non è stata neanche insegnata. Quindi da docente e da presidente del comitato NVGD in collaborazione con la Regione Toscana, col Comune di Firenze, la mia intenzione è quella principalmente di creare progetti didattici per la scuola in linea con quelle che sono le linee didattiche sulla frontiera adriatica pubblicate dal ministro Bianchi nell'ottobre scorso. Per il vicepresidente Marco Casucci, chi non ha ricordi non ha futuro. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. Bisogna andare oltre le appartenenze, oltre le sigle, bisogna ricordarsi di essere innanzitutto italiani, cittadini di questo Stato, e lavorare perché vi possano essere pagine come quella di oggi. Ecco, questo è un dovere delle istituzioni. Dobbiamo ricordare quello che è stato, il passaggio che in certi territori vi è stato dalla oppressione nazifascista a quella comunista. Il totalitarismo va combattuto. Ieri, come oggi, come domani. Parole simili da parte dell'altro vicepresidente, Stefano Scaramelli.
È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità. Il ricordo è un dovere di carattere istituzionale. La strage delle foibe, l'esodo di un popolo, quanto successo non può essere dimenticato e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare non soltanto in Italia, in Europa e nel mondo. Nel giorno del ricordo anche il messaggio ai giovani del governatore Eugenio Giani e del presidente del Consiglio Antonio Mazzeo perché si coltivi la memoria e la fiducia in un'Europa unita. Parlare ai giovani, tenere in loro alta la memoria ora che i testimoni diretti di quella drammatica pagina di storia non ci sono più. E poi aiutare le nuove generazioni a comprendere ciò che accade senza pregiudizi e preconcetti, oltre le ideologie. Questo l'obiettivo delle tante iniziative commemorative in Toscana, anche quello del Consiglio regionale. Proprio verso i ragazzi, i vertici della Regione Toscana hanno voluto indirizzare i messaggi di ricordo sulla tragedia degli italiani vittime delle foibe, istriani, fiumani e dalmati esodati dalle loro terre nel secondo dopoguerra. Ricordare questo è perché tutto non deve più accadere. E quest'anno un segnale, anche quei territori, Croazia, che vedono la doppia targa della lingua italiana e croata, avranno l'euro, perché dal 1 gennaio l'integrazione europea ha portato anche quel paese a stringersi di più. È un segno di una progressiva integrazione fra i popoli di cui abbiamo bisogno nel segno dell'Europa. E agli studenti si è rivolto anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. Prima del giorno del ricordo c'era un'Italia di vittime di esuli dimenticati. Oggi la memoria è viva in Toscana grazie all'impegno congiunto di istituzioni e cittadinanza. Lo riconoscono tutti i gruppi presenti in Consiglio. Le ingiustizie, le uccisioni e la deportazione forzata degli italiani dell'Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia sono parte della storia italiana e i consiglieri regionali tutti hanno rivolto un partecipe ricordo alle vittime di quelle oppressioni, ai profughi, ai loro familiari. In merito alla comprensione storica dei fatti sono stati compiuti notevoli progressi nella collaborazione. Il rispetto per le diverse sensibilità e per i diversi punti di vista è infatti fondamentale e lo ha sottolineato il Movimento 5 Stelle. Come è stato spiegato, è stato un dramma volutamente dimenticato, forse perché l'Italia non ha saputo fare i conti con la propria storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è ancora un dato di fatto in questa grande contrapposizione che tutte le volte viviamo in occasione di rievocazioni come queste. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Questa è una lezione fondamentale che dovrebbe essere sempre fatta guardando alla storia e cercando di conoscerla anche per fare il nostro mestiere di politici oltre che di cittadini. La storia d'altra parte insegna che non dobbiamo commettere gli stessi errori e che non dobbiamo permettere che queste tragedie si ripetano, ancora peggio usarle come strumento per la lotta politica. È stata una bella seduta, una seduta importante, la memoria su questi fatti storici è decisiva per non solo manifestare vicinanza a tutti i familiari, a tutte le realtà, le comunità che hanno sofferto questo momento drammatico, ma anche per contestualizzare un momento storico assolutamente controverso, difficile, complesso, sulle quali credo le note che sono state dette anche oggi e che saranno dette in tanti contesti dove viene ricordato sono importanti da analizzare con attenzione, perché questa
controversia continua tutt'oggi. Io personalmente sono veramente molto vicino alla sofferenza di questi popoli, alla situazione che hanno dovuto soffrire, a un periodo storico italiano veramente difficile. Quindi credo che sia importante, ho partecipato con grande vicinanza a quello che è stato detto e alle analisi che sono state fatte. Il capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, commenta così. Il più brutto servizio che si possa fare al ricordo, alla memoria e alla storia è raccontarla omettendone una parte, raccontandone soltanto una visione, trasformando un periodo di 30 anni in un racconto di 3 anni o le decine di episodi che hanno portato al genocidio del popolo italiano sul confine orientale, all'esodo dei fiumani, degli istriano-dalmati, raccontato in maniera parziale, raccontandone soltanto alcune parti. Se la storia si racconta tutta, ogni popolo è in grado di fare conti con la propria memoria e di fare un servizio alle future generazioni. Fa un ragionamento più ampio, infine, di politica estera legato all'attualità il capogruppo del PD, Vincenzo Ceccarelli. Credo che anche questa tragedia, debba essere conosciuta e servire da monito, perché noi dobbiamo guardare al futuro cercando di abbattere i nazionalismi, di mantenere le nostre identità, ma di sfumare quelli che sono stati oggetto di guerre e di tragedie come questa, vale a dire la contesa dei confini. Credo che l'entità dell'Europa sia quella alla quale noi dobbiamo guardare, tanto più oggi, nel momento in cui ancora ai margini dell'Europa, e che riguarda l'Europa stessa, è ancora in atto una tragica guerra che riguarda ancora una volta la contesa dei confini. Si chiamerà Toscana Strade e parliamo della nuova società che gestirà la Firenze-Pisa-Livorno, una delle più importanti arterie del sistema stradale toscano. Il percorso giuridico e finanziario per la costituzione della società in house della regione è già stato avviato. Gianni ha determinato le minoranze critiche. Continua a far discutere il progetto della Regione Toscana di mettere la Firenze-Pisa-Livorno a pagamento per alcune tipologie di veicoli in vista di investimenti significativi e di un restyling della strada che collega Firenze alla costa. Gianni, a margine del Consiglio del 31 gennaio scorso, è tornato sulla questione. Sì, noi abbiamo intenzione, dopo lo studio fatto da KPMG, di provvedere alla realizzazione di una società ad hoc, una società in house della regione, Toscana Strada S.P.A., che si proponga non l'intervento di rincorsa alla manutenzione stradale nella FIPILI, ma possa, certo a tratti, con scansioni diverse, ma provvedere a allargarla e a potenziarla, allargarla attraverso la terza corsia dove è possibile e altrimenti realizzando corsie d'emergenza che oggi non ci sono. Così quando anche avvengono i lavori di manutenzione ai lati o al guardrail centrale, può essere a quel punto mantenuta la direzionalità come avviene in autostrada per tutte e due le corsie, evitando quindi che anche i semplici lavori di manutenzione ci tengono qualche mese con file di 5-6 chilometri e poi anche quando riabiliti hai semplicemente fatto la manutenzione ma non c'è la possibilità di pensare a un futuro migliore. Per far questo occorrono almeno 15-20 milioni l'anno e per far questo probabilmente sarà opportuno il pedaggio selettivo, ovvero non a tutti i veicoli ma ai tir che possono essere controllati con il sistema satellitare. Il progetto in questi giorni ha subito un'accelerazione con l'inizio della costituzione di Toscana Strade, una società in-house che si occuperà della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di quell'arteria. Naturalmente non è un intervento da oggi a domani, è un intervento che noi possiamo pensare possa realizzarsi da qui a un annetto, perché occorre approvare lo statuto della società, comporla, la società quando è costituita deve fare l'accordo di programma e conseguentemente patto di sviluppo con la Regione Toscana che è la sua società in house, fissando gli obiettivi e i conti economici. Poi si tratta di fare la convenzione con la società Autostrade per il sistema satellitare, la realizzazione di queste infrastrutture ad arco per poter evitare i caselli
e contemporaneamente avere un controllo da un punto di vista informatico ed elettronico di chi circola. E tutto questo quindi è ancora un progetto, ci vorranno mesi per poterlo attuare, quindi non ci deve essere, diciamo così, allarme o prese di posizione, perché tutto questo verrà in più sedute del Consiglio regionale. E invece prese di posizione ci sono state, e come, anche piuttosto critiche. Io credo che l'analisi e le considerazioni del presidente Gianni su come porre un rimedio alla situazione che Firenze-Pisa-Livorno, che rende impossibile la vita di 2/3 dei toscani per quanto riguarda i trasporti, siano surreali. Sta parlando una persona che non si rende conto di cosa significhi probabilmente riuscire a gestire un'arteria che negli anni 90 è nata con un progetto già vecchio, con delle gravi criticità, e per la quale lui sta pensando soltanto a trovare un sistema per creare una SPA dai costi non meglio definiti, probabilmente per mettere su un CDA di persone nominate, quindi per interessi che non hanno nulla a che fare con la viabilità, e soprattutto basandosi su un rapporto che al momento nessuno di noi ha visto. Un rapporto che è sul piano finanziario, e quello probabilmente sì, sarà riuscito a trovare un sistema per far quadrare i conti, ma sicuramente non tiene conto di cosa significa per tutte le aziende, per tutto il sistema manifatturiero e commerciale, il tessuto economico della Toscana, che nel corso degli ultimi 30 anni è cresciuto intorno a questa arteria. Significa non capirne le conseguenze economiche in un momento, tra l'altro, una circostanza di aumento generalizzato dei prezzi che non ha precedenti. Si è parlato della realizzazione di una corsia di emergenza, addirittura si parla anche di una terza corsia per i tratti dove è possibile farla, e questo sicuramente è un elemento positivo che noi come centrodestra avevamo anche nel nostro programma elettorale. Qualcosa va fatto, però se si pensa di sistemare una situazione come quella della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, diciamo lasciata in uno stato di abbandono, di manutenzione sempre straordinaria in questi ultimi 40 anni, facendo pagare il pedaggio selettivo ai trasportatori, ai mezzi, oltre 3,5 tonnellate, a noi non convince, anche perché poi quel pedaggio sicuramente non andrebbe a coprire, si stima un introito di circa 15 milioni, e questo chiaramente non sarebbe un importo sufficiente per poi garantire la sistemazione effettiva di questa strada. Sulla Firenze-Pisa-Livorno serve massima attenzione da parte di Italia Viva, verrà monitorato attentamente la progettualità di una società in-house. Quello che serve non è mettere un balzello di natura economica contro le imprese o contro i TIR, con tanti autotrasportatori che tutti i giorni devono percorrere quell'arteria per lavoro, serve fare un grande investimento. La società in-house può essere un'idea, ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto sul livello nazionale. In gran parte d'Italia è ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale. Il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in Toscana di mettere risorse, di fare questo investimento. Il presidente Antonio Matteo ha condannato l'attacco degli ambientalisti di ultima generazione che in settimana hanno imbrattato l'ingresso di Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. Li invitiamo a confrontarsi sui temi, ha detto Matteo. Questo per dire che domani non ci sarà più, ma le mani della nostra classe politica rimarranno fuori di sangue. La vernice del movimento ambientalista Ultima Generazione, spruzzata su facciata, portone, finestre e balcone ai piani bassi di Palazzo del Pegaso per protestare contro l'uso dei carburanti fossili. È stato subito disposto un intervento straordinario di recupero, con l'incarico assegnato a una ditta di restauri. Al cantiere si è presentato anche il presidente dell'Assise, Antonio Matteo, che è tornato a condannare l'atto vandalico. Ho appena parlato con un ragazzo che mi diceva hanno fatto bene, ma poi parlandoci anche lui condivide che è giusto confrontarsi, che è giusto parlarsi, ascoltare quelle istanze. Non è con questi gesti che si risolve il problema del cambiamento climatico. Ho sempre detto che vorrei dare voce a chi ha meno voce, e quindi sono i benvenuti in Consiglio regionale, ma parliamo, confrontiamoci e diamo risposte ai cittadini. E il completo recupero della facciata si è concluso in una giornata di lavoro.
Ed è tutto, qui Regione vi dà appuntamento al prossimo notiziario. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti voi.